Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Rione Alto. Materiale di laboratorio e scarti edili nei cassonetti della Facoltà di Farmacia. Grazie a una segnalazione, gli agenti scoprono l'illecito, mettono sotto sequestro il cassonetto e denunciano il responsabile. Piscinola. Sorpreso un uomo mentre abbandona quattro grossi sacchi neri sul marciapiedi. I sacchi contengono ritagli di pelle, carta imbevuta di colla, bombolette e spray. Tutto materiale proveniente da una fabbrica di calzature della zona. Sequestrati i rifiuti e denunciati i responsabili dello sversamento, viene immediatamente disposta la bonifica dell'area. Pezzi di città strappati al degrado e restituiti alla collettività. Ponti Russi. Su segnalazione della municipalità, gli agenti individuano un cumulo di rifiuti depositati in strada, che con ogni evidenza risale a un'attività di parrucchiere. Le indagini conducono a un negozio situato in un quartiere confinante, denunciata la titolare. Agnano. Controlli a tappeto della Polizia Ambientale nelle aree colpite dagli sversamenti abusivi. Dall'analisi dei rifiuti gli agenti risalgono a una ditta di arredamenti e a una piccola società commerciale. I titolari vengono obbligati a rimuovere i propri rifiuti e denunciati alla magistratura. Una buona notizia. Via Alessandro Poerio, nella zona di Piazza Garibaldi, giaceva da anni in uno stato di pauroso degrado. Fino a qualche tempo fa era una discarica abusiva a cielo aperto per le tante attività commerciali della zona. L'area è stata riqualificata ad opera del Comune ed è già operativo il nuovo piano di smaltimento degli imballaggi con la presenza quotidiana di operatori e di un compattatore della SIA. Intensificati i controlli per assicurare la tenuta civica e la salute ambientale della zona. Il genio della settimana. In via Murate ad Agnano, sorpreso un anziano signore che, dopo le pulizie di casa, stava scaricando cumuli di lattine in strada. Fermato e immediatamente multato.